Allora, di nuovo il più cordiale e ben interconnessi. So che sta sul manto stradale di quale zona di Roma, non lo so. Alessio Babi, buonasera a te. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, come state? Tutto bene, tu come stai? Tutto ok? Tutto ok, innanzitutto auguri di buone feste, buon Natale e poi spero che ci risentiremo prima dell'Epifania e prima di Capodanno. Oh, ma perché pensi così che già la prossima settimana non interverrai? No, vabbè, però mi anticipo con gli auguri, sai, sono Vabbè, previdente, no? Insomma. giustamente. Come scorre il traffico in quel di Roma, Alessio? Ma in quel di Roma, diciamo, venendo dalla zona euro, avvicinandosi verso il centro, c'è un progressivo aumento dell'intensità del traffico. Quindi, diciamo, di togliersi, diciamo, agli ascoltatori di evitare accuratamente il Lungotevere, perché diciamo che da Piazza dell'Emporio andando verso, diciamo, per capirci, verso Ponte Milvio è tutto bloccato. È proibitivo camminare lì, insomma, da quelle parti là. Senti, Assolutamente. come vigilanza come siamo? È presente, è palpabile la situazione oppure non si vede nulla di strano, di particolare? No, diciamo che è un po' ormai dall'8 dicembre che abbiamo visto un aumentare della presenza delle forze dell'ordine. Di notte sono aumentati, tra virgolette, per fortuna, i posti, i presidi, e i presidi fissi sono stati rinforzati con la presenza dei militari. Con la presenza dei militari, eh? Sì, perché ormai i presidi fissi ormai sono tutti fatti da personale dell'esercito. Vabbè, ma anche perché mi sembra anche giusto addobrarli pure per questi compiti, no, Alessio? Sì, assolutamente, quando si parla di sicurezza non bisogna assolutamente farsi paura di nulla o di temere delle azioni troppo vigorose. Secondo me è una cosa che secondo me andava fatta prima perché lasciare le pattuglie di polizia e carabinieri a presidiare dei posti fissi e anziché girare sul territorio, secondo me è un grande spreco. Credo sia più giusto utilizzare i militari per i presidi, specialmente nei presidi istituzionali. Utilizzare come presidio fisso le forze dell'esercito, insomma. Beh, penso proprio di sì, anche perché devono avere qualche compito pure specifico dentro la nostra città, anziché mandarli allo sbaraglio all'estero per situazioni che forse ci appartengono molto marginalmente, oppure non ci appartengono affatto, forse è meglio impiegarli sul nostro territorio, no? Sì, assolutamente, poi anche perché considerando che comunque del personale che diciamo così da un punto di vista contabile aggrava comunque sulle casse dei cittadini e quindi sulle casse dello Stato, sarebbe opportuno insomma quantomeno valorizzare al massimo, anche perché tra l'altro la maggior parte di loro sono anche piuttosto ben preparati sulla questione dell'ordine pubblico. Oh, qui una signora ci aveva scritto durante il corso della trasmissione, tu sai che parliamo di sport e di attualità il venerdì, no? Dice, però a me mette paura scendere nella stazione della metro e vedere questi con il mitra. Ma il mitra è, come diceva un famoso filosofo, è semplicemente uno strumento tecnologico, così come le armi. Dipende, non avendo etica, l'etica di chi la maneggia e non dell'oggetto in se stesso. Oh. Cosa rispondiamo invece ai benpensanti che dice che sembra di essere quasi di fronte a un colpo di Stato? Qui il colpo di Stato non c'entra nulla, qui c'entra la sicurezza e la incolumità della collettività che deve essere garantita maggiormente rispetto a periodi precedenti. Beh, assolutamente, viviamo un momento, diciamo, internazionale un po' delicato e particolare, non dimentichiamo quello che purtroppo è successo in Francia, diciamo così che nell'eventualità remota che dovesse accadere qualche cosa, sicuramente un militare forse è più, diciamo così, facile che sta già presente sul posto perché fa presidio, è sicuramente molto più operativo che dover aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine su una chiamata telefonica, insomma. Oh, superando il ruolo di giornalista e di uomo politico come tu sei, il cittadino Alessio, camminando per strada, ha paura e se sì, quanta ne ha? Ma io personalmente non ho paura perché sono piuttosto fatalista, quindi come si dice c'è gente che ha vissuto per motivi professionali o per motivi di semplice sfortuna, ha vissuto delle situazioni del massimo della pericolosità e ne è uscito incolume e magari è deceduto cascando per le scale dentro casa. Quindi non credo, è una questione secondo me
statistica, certo ci vuole prevenzione, ci vuole sorveglianza del territorio e quant'altro, però diciamo a livello proprio personale credo che sia semplicemente un discorso purtroppo statistico. Oh, devo fare la stessa domanda che all'inizio di questo pomeriggio ho fatto alla giornalista Maria Pia Pace. Il prefetto Tronca e il prefetto Gabrielli sono catapultati e catalizzati solo verso il Giubileo, lasciando immobile il resto della città, oppure è una sensazione che non corrisponde con la realtà dei fatti quotidiana? Dunque, no, in realtà ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo e inevitabilmente questa è una città strana, Roberto, perché attualmente il Tronca e Gabrielli ovviamente sono concentrati sul Giubileo, tra l'altro viviamo una situazione un po' di panico dal punto di vista istituzionale, perché molti lavori che dovevano essere fatti per il Giubileo non sono stati finiti perché con la precedente giunta si è perso molto tempo, parlo per esempio della riasfaltatura delle strade piuttosto che della manutenzione stradale o dell'illuminazione e quant'altro, ma questa diciamo è roba di amministrazione. Dal punto di vista della sicurezza di quella gestione del territorio, diciamo che oggettivamente questi due signori sono avanti. Perché sono avanti? Improvvisamente ieri è stato sgomberato un immobile occupato da extracomunitari che si ha con Latina, che per anni nessuno ha voluto sgombrare. Si stanno facendo verifiche a tappeto su tutti i campi rom che sono nel territorio del comune di Roma e Gabrielli ha detto: io non ho la facoltà per chiuderli o per cancellarli o quant'altro, però da come prefetto posso verificare le condizioni di sicurezza e che non vengano compiuti illeciti all'interno di questi campi. Beh, qui la dice, bisogna impone una riflessione, una dichiarazione del genere, perché evidentemente a parte il discorso di qualcuno che diceva con gli immigrati ci faccio più soldi che col traffico di droga, oggettivamente sia la giunta di centrodestra e quella successiva a targata sindaco Marino evidentemente non c'era la volontà politica per gestire così l'ordine pubblico in determinati settori su questa città. Quindi qualcosa l'accoppiata Gabrielli Tronca sta facendo nel perimetro della nostra città, però a noi sembra come una goccia in un oceano di negatività, oppure siamo... Sì, dico, oppure siamo troppo funerei noi, abbiamo già decretato una cosa che bisogna aspettare prima di tirare la sentenza. Ma diciamo che i cittadini romani ormai vivono in uno stato perenne di pessimismo cosmico, ma è normale perché comunque le ultime due giunte che si hanno avute a Roma sono state disastrose, tanto col centro-destra che tanto col centro-sinistra. Sicuramente che Roma ha tanti problemi e poi i problemi che i cittadini sentono prevalentemente sono quelli dovuti ai mezzi che non funzionano, le strade che sono ridicole, i servizi che non esistono e quant'altro. Purtroppo o per fortuna la situazione internazionale e la concomitanza con l'avvento del Giubileo sta facendo muovere, almeno dal punto di vista della sicurezza, questa città, quindi Tronca di conseguenza Gabrielli. Quindi non dico di essere ottimisti, che bisogna per forza essere ottimisti, però quantomeno qualcosa si sta muovendo. Oh, sei d'accordo nel dire che questi due uomini guida che stanno in questo momento avendo il timone di Roma sono uomini di fiducia messi dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi? Non credo, credo che siano sostanzialmente due personaggi tirati fuori dal cilindro perché sono un po' come la Croce Rossa, nel senso quando c'è un problema, quando c'è il paziente che è in pessime condizioni, serve la cura da cavallo e in qualche maniera devi mettere due persone, in questo caso
chiami l'ambulanza per cercare di salvare il ferito. Quale sarebbe la prima situazione da dover migliorare o addirittura sanare che Tronchi e Gabrielli dovrebbero affrontare oltre il Giubileo? Beh, oltre il Giubileo, Roma ha un problema drammatico per quello che riguarda il trasporto pubblico, da una parte per i noti problemi di bilancio della società dei trasporti del comune e dall'altra perché si è fatta quella cosa folle in tempi passati di delegare le linee periferiche del comune di Roma alla Roma DPL. Sappiamo che c'è stata una battaglia durata 2 settimane perché gli autisti della Roma DPL erano praticamente 2 mesi e passa che non prendevano lo stipendio e alla fine tramite un versamento forzoso da parte del comune di Roma, non all'ADAC ma direttamente alla Roma DPL, alla fine ha sbloccato la situazione. È stata una questione folle perché comunque in realtà, anziché abbassare i costi del gestore del servizio, li ha aumentati e poi di fatto ne hanno fatto le negatività, le hanno subite sia i lavoratori, cioè gli autisti di Roma DPL e i cittadini che non vedono funzionare un sistema di trasporto pubblico. Alessio Papi, se dovessi segnalare al commissario straordinario Tronca un episodio particolare, una situazione particolare, un avvenimento particolare, che cosa gli vorresti dire? Ma io comincerei al prefetto Tronca, lo inviterei a cominciare a fare rispettare gli accordi europei, soprattutto su quelli che riguardano l'immigrazione, perché non è bello che si sta in Europa solo quando conviene. L'Europa ci impone, tra l'altro siamo stati anche sanzionati perché l'Italia è inadempiente dal punto di vista dell'identificazione dei cittadini extracomunitari sul territorio italiano perché non prendiamo le impronte digitali e non provvediamo all'identificazione e quantomeno in una situazione come questa, con una condizione internazionale che dicevamo appunto essere un po', diciamo, pericolosa dal punto di vista della sicurezza e tutta una serie di altri motivi, bisognerebbe cominciare questa città a sapere effettivamente chi c'è. Ma oggi come oggi lo sappiamo solo parzialmente o siamo quasi all'oscuro? Siamo quasi all'oscuro perché ci sono delle sacche di illegalità in questa città che sono spaventose, indipendentemente dal problema che avevamo accennato dei campi rom o degli immobili occupati, noi effettivamente a Roma non sappiamo chi c'è, non sappiamo chi c'è, d'altronde basta che qualsiasi cittadino vada in giro per Roma per rendersi conto che ci sono delle persone senza arte né parte che sostano in questa città e non si capisce a che titolo. Le strade sono piene e i portici sono pieni di senzatetto per il 99% stranieri che forse anziché spendere soldi in assistenza e quant'altro forse varrebbe la pena identificarli, sapere da che parte vengono e una volta accertato come prevede l'Unione Europea, il Trattato di Schengen, il fatto di non avere i presupposti politici nel caso che magari forse sono profughi di guerra o nel caso che non hanno la sussistenza economica, provvedere al rimpatrio. Antonella vuole sapere, ci scrive in chat quando ci saranno le prossime elezioni perché questo prefetto non lo vuole nessuno, è stato imposto dal governo. Io dico ad Antonella però non è che è stato imposto, la legge impone la figura del commissario straordinario che non è che è obbligato entro 30 giorni a farci riandare alle urne per eleggere il nuovo sindaco, ma deve avere un lasso di tempo tecnico, no? Sì, in realtà c'è stato un decreto del Ministro dell'Interno affinché si prolungasse almeno per la durata del Giubileo il mandato, quando il commissario prefetti ci avrebbe dovuto fare tutte le cose. Tra l'altro, diciamolo, un commissario prefettizio prevede una durata massima di 2 anni nel caso di commissariamento per mafia, che su Roma non si è voluto fare. Era uscita una notizia sui giornali in cui c'erano da più parti, tra l'altro alcuni magistrati, indicavano come la volontà politica di non commissariare per mafia Roma, malgrado ce ne fossero tutte, diciamo, tutte le caratteristiche. Ricordatevi la cosa assurda di aver commissariato per mafia il municipio di Ostia, ma non aver commissariato per mafia
il Comune di Roma. Detto ciò, un'amministrazione prefettizia doveva condurre alle elezioni, salvo poi prolungare il mandato perché sotto giubileo. Da quello che si dice in giro, ovviamente abbiamo un PD che non è pronto per andare alle elezioni e quindi cercherà quantomeno su Roma di allungare, come si dice a Roma, il brodo il più possibile. Fermo restando che non è detto che questo, visto gli ultimi fatti avvenuti, ci riferiamo al problema delle banche Etruria, non è detto che questo governo continui effettivamente fino all'esaurimento del suo normale mandato fino al 2018. Anche perché qualcuno del governo ha, diciamo così, dei legami, anche se molto lenti, però con alcuni protagonisti di questi fallimenti bancari. Però qui rientro più nel fatto in generale perché vorrei anche una tua brevissima considerazione. Quante volte pure io e te siamo andati in banca e colui che è stato o colei che è stata dall'altra parte ci hanno proposto investimenti favolosi, rendimenti chissà di cosa o di chissà cos'altro. Però noi, siccome stiamo con i piedi per terra, ferma un attimo. Qual è l'ipotesi di rischio? Qual è il rischio? In quale percentuale? Se il rischio supera una percentuale che noi non ci possiamo permettere, i soldi rimangono nel conto in banca sotto i 100.000 euro e non si toccano. Per cui tutte queste persone che in buona fede hanno accettato di investire in certi titoli che la Banca Etruria aveva proposto e che l'Europa ci sta sanzionando anche per questo, ci sta bacchettando, ogni tanto la fantasia davanti ai soldi dovrebbe scendere, o no? Allora, guarda, parli con una persona che purtroppo, barra per fortuna, ha avuto l'occasione di partecipare perché è stato invitato da un'associazione di consumatori al convegno ieri di Arezzo praticamente dei correntisti di Banca Etruria. Io sono stato invitato dal Popolo dei Consumatori, che è un'associazione che si occupa in particolare di frode dal punto di vista delle banche, quindi tassi usurai, Alessio, puoi dire frode. anche il nome dell'associazione, lo puoi dire tranquillamente, se Lo vuoi. possiamo dire, l'associazione si chiama Popolo dei Consumatori e il sito è www.popolodeiconsumatori.it ed è attivato gratuitamente un numero verde per verificare le singole sezioni dei correntisti nei confronti di Banca Etruria. Io ho partecipato appunto come ospite a questo convegno, però se da una parte ha ragione chi dice che un investimento di capitale in percentuale di rischio è lecito dal punto di vista del prodotto bancario, non è stata lecita da parte di Banca Etruria la modalità di vendita. Ieri ho visto risparmiatori anziani di 70, 80 e anche qualche cosa di più, che di fatto sono stati spinti dai loro direttori di banca piuttosto che dai loro sportellisti a mettere firme su dei fogli che portavano a determinati tipi di investimento. In alcuni casi addirittura i cosiddetti fogli di rischio, che sono quelli che prevedono diciamo tutta la modalità di investimento, erano stati in qualche maniera, non dico contraffatti, ma erano stati quantomeno sostituiti. E soprattutto parliamo di, in qualche maniera, di gente raggirata, perché noi io e te siamo di cultura media e facciamo un certo tipo di lavoro, ma io ieri purtroppo ho visto tanti risparmiatori, magari semplici agricoltori o quant'altro, che magari si trovano, specie nelle realtà piccole di provincia, si trovano ad avere il direttore di banca che magari è il loro vicino di casa o piuttosto che addirittura un lontano parente, e quello che è accaduto è che questi hanno firmato, imboniti diciamo dai direttori e dagli sportellisti, dei contratti che erano in totale rischio. Alessio, però permettimi di fare un attimo la parte del diavolo. Nessuno ha puntato il fucile su questi risparmiatori. Non è che gli è stato detto ti tolgo il conto se non mi fai l'investimento. Perché crediamo tante volte troppo alle favole? Perché nessuno regala denaro su questa terra, nessuno. Però alcuni prodotti sono stati venduti con dei tassi di interesse vantaggiosi, con la clausola che comunque l'investimento era garantito.
E questo significa per i profani che se io ti do 10.000 euro da investire, se va bene guadagno il 7%, se va male rimango con l'importo iniziale che ti ho dato. Questo perché? Perché in tutta questa faccenda quello che è stato, diciamo tra virgolette, anche deviato dal sistema italiano era dare la percezione che comunque una banca non sarebbe mai fallita. Cosa che Cosa invece purtroppo è era accaduta. vera fino a che, diciamo così, non arrivava, non fosse arrivata l'Europa che ci ha imposto determinati parametri e ha evitato e impone praticamente il non salvataggio degli stati alle banche che chiudono. Alessio, ma secondo te in questa Europa ci stiamo bene, ci stiamo male, ce ne dovremmo andare? Che cosa dovremmo fare? Ma io credo che questa Europa un po' ormai è ridotta a una barzelletta e è diventata la caricatura di se stessa. Poi noi italiani abbiamo un po' la pessima abitudine di prendere il peggio di tutto quanto e non poi prendere il meglio che si poteva avere diciamo, da questa specie di associazione internazionale. Ormai l'Europa è una barzelletta, basti pensare il premier francese Valls che ha dichiarato: ah vabbè, se in Francia vince la Le Pen, che è uscita dalle elezioni regionali come primo partito, in Francia ci sarà la guerra civile. Beh, evidentemente costoro hanno un concetto della democrazia che è un po' così, un po' aleatorio, e il problema non è la struttura in se stessa, il problema è chi l'amministra. C'è in Europa oggi c'è una totale mancanza di democrazia perché c'è quella che effettivamente legifera e quella che governa l'Unione Europea è come si chiama? Scusate, mi sono un attimo un'amnesia. Prego, prego. La Pronto? Ma a che? Sì, ti sentiamo. Diciamo, già abbiamo un Parlamento europeo che di fatto è un pro forma e poi c'è una Commissione europea che è quella che effettivamente corrisponderebbe ai nostri ministri, tra virgolette, che però è un gruppo di persone che escono fuori dal cilindro, che non ha eletto nessuno e che fanno gli interessi di tutti tranne che dei cittadini europei. Cioè, parliamoci chiaro, stiamo nell'Europa del sistema bancario europeo, nell'Europa dei potentati economici, perché ancora oggi non c'è stato un suffragio politico universale in tutta Europa per votare i rappresentanti da mandare al Parlamento europeo. Che c'entra? Le elezioni europee ci sono state in tutti gli stati. Però questi deputati, questi rappresentanti alla fine sono simbolici perché le decisioni le prendono il capo di Stato francese, le prende la Merkel della Germania, l'Inghilterra ogni tanto ci mette uno zampino, l'Italia deve star zitta e obbedire, e questa è purtroppo la realtà dei fatti, o no? Sì, esattamente questa cosa. Per di più c'è una Commissione europea che rappresenta, tra virgolette, i poteri forti dove ci sono dei personaggi che, come dicevamo prima, non ha eletto nessuno, che vengono messi lì, non si capisce per quali meriti, per quale curriculum e quant'altro, che hanno su questa grossa unione di stati hanno, diciamo, potere di vita e di morte. Quindi c'è un grosso deficit democratico e soprattutto c'è un problema che sostanzialmente in realtà l'Europa è funzionale soltanto al mantenimento Allora, dell'euro. Alessio, ti chiedo scusa, c'è Radio Rionale che ha scritto un messaggio sotto la bacheca della trasmissione, quindi non so sotto Radio Rionale è realmente il nome di battesimo di colui o di colei che ha scritto. Ha detto argomento e discussione interessante, non capisco però solo il nesso fra l'Unione Europea e Manuel Valls che parla di guerra civile in Francia. Beh, noi tocchiamo tante tematiche in maniera flash perché i tempi sono tiranni, In carissimi. realtà c'è un collegamento diretto, rispondiamo al simpatico ascoltatore. Il problema è che paradossalmente diciamo così, i sostenitori ad oltranza di questa Europa paradossalmente sono i socialisti europei e diciamo, la maggior parte del Partito Popolare Europeo, che sono i due grossi gruppi al Parlamento Europeo. Partito Socialista Europeo al quale è iscritto Valls. E non è una novità, ma tutti i partiti europei di destra o di estrema destra, basti pensare a Orban in Ungheria piuttosto che alla destra polacca, piuttosto che altre situazioni, o la Lega in Italia,
e sono tutti partiti che sono anti-europeisti, quindi è normale che, diciamo, in qualche maniera Valls, minacciando così la guerra civile in Francia, se vincerà Le Pen, che è una nota anti-europeista, in realtà difende se stesso. Esatto, e oltretutto se la Le Pen vincesse veramente le elezioni più importanti, si aprirebbe una breccia, una crepa in questa Europa dei prepotenti che forse non sarebbe poi così negativo, perché questa Europa deve essere rivista dalla testa ai piedi, non si può andare avanti così per stare al passo della Germania e della sua ruota di giro che è la Francia. Noi dobbiamo fare i salti mortali, limitare le nostre esportazioni, limitare le nostre produzioni, non emettere più moneta, perché in tempi di inflazione e di deflazione, se la nostra Banca d'Italia era padrona della situazione, forse leggermente vivevamo meglio. La responsabilità morale e politica ce l'ha anche un certo signore che ha fatto il cambio delle 1.000 lire con 1.936,27, se non vado errato, un euro, quasi 2.000 lire, ed era chiaro che se non ci raddoppiavano i salari saremmo arrivati a questo punto. O mi sto sbagliando io e sono un vecchio rimbambito? No, non ti stai sbagliando, soprattutto perché c'è stata un'opera, diciamo così, peraltro avversata in maniera da sempre, da almeno 15 anni, dai cosiddetti partiti di destra populista di tutta Europa, che è stata quella di inculcare nei cittadini europei il fatto che non esistesse la possibilità di scelta, che l'euro fosse un totem inviolabile e anche sull'immigrazione non ci fosse libertà di scelta. Non c'è stato inculcato questo, sono stati convinti di ciò i cittadini per il semplice motivo che c'erano dei gruppi forti di pressione all'interno del Parlamento europeo, che erano addirittura non europei ma transnazionali, che traevano dei vantaggi da determinate situazioni che generavano instabilità e potevano così aumentare il controllo, diciamo così, dei cittadini europei. Basti pensare alla follia delle sanzioni alla Russia, perché la Merkel aveva deciso che l'Ucraina non poteva essere russa, ma doveva essere un'appendice, insieme al Presidente degli Stati Uniti, un'appendice dell'Europa. E noi italiani, che abbiamo il 75% dell'export totale da parte della Russia, noi abbiamo votato le sanzioni alla Russia, mandando in crisi circa qualcosa come 15.000 imprese che dall'agroalimentare ai beni di lusso esportavano verso la Russia. Questa è una follia. Questa è una follia che parla di cecità politica, indipendentemente se sei di destra o di sinistra, poi, no? Sì, assolutamente, anche perché se l'Europa fosse realmente quella che è, cioè una presunta unione di paesi, un mega stato, libero da qualsiasi convincimento internazionale, non si capisce perché l'Europa si è dovuta inginocchiare alle decisioni della Merkel, la quale ha avuto pressione dagli Stati Uniti affinché l'Ucraina non finisse nelle mani di quello che oggi ha additato come mostro internazionale, ovvero Vladimir Putin. Anche perché ricordiamoci, qui adesso rimaniamo in campo estero, che se il Montenegro venisse annesso alla NATO, qui ci sarebbe la rottura dei rapporti di nuovo tra Est e Ovest. Assolutamente sì, anche perché non si capisce perché ormai, visto che teoricamente l'Unione Europea è un mega stato a sé che avrebbe dovuto cambiare radicalmente la politica internazionale, non si capisce perché l'Europa non si fa un patto, diciamo così, di difesa internazionale interno all'Unione Europea, coinvolgendo ovviamente i paesi dell'Est. E invece ci sono la maggior parte dei paesi che sono all'interno dell'Unione Europea che ancora aderiscono alla NATO, che è un patto ormai vecchio di 50 anni che aveva senso forse neanche con la guerra fredda. Sì, sono concordo con questo pensiero. Torniamo un attimo a Roma. Si va verso il Natale, stavolta uno sfondo umanista. Ma questo Natale viene ancora vissuto religiosamente oppure è una festa fino all'anno scorso di consumismo? Oggi forse col terrorismo che sta dentro casa nostra, in tutta Europa, in tutto il mondo, neanche più quello. Della festa religiosa si è persa ogni traccia, oppure c'è ancora qualcosa? Ma credo, guarda, da una parte purtroppo, ma dall'altra per fortuna, perché poi sai, io fondamentalmente sono un ottimista
e guardo sempre l'aspetto positivo delle cose. Tutta la battaglia che si è stata fatta su mezzo stampa, anzi, come dicono, come qualcuno dice, quelli che parlano bene della stampa mainstream, che è quella stampa, diciamo così, normalizzata, tutte le aggressioni che sono state fatte nei confronti dei simboli del Natale, dei simboli religiosi, perché non si capisce per quale motivo noi italiani dobbiamo venire meno alle nostre tradizioni, alle nostre radici, perché sennò qualcuno che è ospite, che dovrebbe essere ospite a casa nostra, si può offendere. Sta realizzando, ha portato un effetto esattamente inverso, perché sento in giro molte persone che quest'anno, magari l'anno scorso non hanno fatto il presepe, quest'anno fanno albero, presepe e quant'altro, e cercano di ridare anche a causa della crisi, che quindi viene meno l'aspetto consumistico, stanno cercando di ridare al Natale quel significato religioso e quel significato sacro che ha da sempre nella storia. Nonostante tutto, c'è qualche, a mio giudizio, qualche scriteriato, chiamiamolo così, che continua a dire che noi dobbiamo negare le nostre tradizioni e quelle che sono le nostre credenze. Sarebbe un po', sai, Roberto, vorrei andare a New York e chiedere al sindaco di New York se non vuole fare il Babbo Natale per strada e gli addobbi natalizi, perché magari qualcuno si potrebbe offendere. Magari il sindaco di New York sarebbe molto meno civile di come stiamo portando avanti noi questa Sì, discussione. io te la dico in maniera più oltranzista: se tu vai dall'altra parte a Oriente e dici loro di togliere la mezzaluna ed altri simboli della loro religione, finisci sulla pubblica piazza dove c'è il boia che ti cala l'ascia e ti decapita. Questo è il Assolutamente. punto. Allora, o la tolleranza c'è da ambo le parti, perché a me non dà fastidio se loro pregano Dio in un altro modo, hanno i loro luoghi di culto ufficiali, no i garage tramutati in moschee, i loro luoghi di culto ufficiali, potrebbe anche andare bene, siamo interrazziali per carità, ma le stesse situazioni, le stesse condizioni ci dovrebbero essere anche nel mondo arabo, quando noi andiamo lì come turisti, come lavoratori, come ospiti, invece lì, zitti e mosca, il nostro Dio ce lo dobbiamo pregare dentro la stanza dell'albergo o dentro qualche cameretta privata, perché se loro scoprono che tu stai pregando Dio anziché uniformarti al loro credo religioso, cominciano i guai e i dolori. Ragione per la quale da qui bisogna invece togliere crocifissi, presepi, non fare le feste di Natale. Io ti ritico che tante volte alle superiori, quindi 2 giorni fa, quando tu non eri ancora nato, quando si facevano le feste religiose del Natale anche nella classe del liceo, molti tra noi, anziché andare alla festa religiosa, sparivano se ne andavano in giro per Roma. Per cui tutto sto fastidio i ragazzi non ce l'hanno, perché i ragazzi chiaramente davanti a una situazione del genere tendono a fuggire, tendono a scappare, magari andare così in giro sentono più il Natale così, per cui tutto sto fastidio che noi diamo con i nostri simboli, le nostre rappresentanze, addirittura certe processioni religiose si devono togliere perché non si sa mai che fastidio potremmo dare. Siamo all'assurdo dei soliti ben pensanti che purtroppo hanno anche un canale nazionale televisivo che diffonde le loro utopie becere e mentali. E noi siamo ridotti anche a questo, e così non va bene. Guarda, io ti posso parlare di un'esperienza personale che è un po' anche un po' quella che hai vissuto tu, e poi facciamo una considerazione. Noi abbiamo la fortuna di essere nati e cresciuti a Roma. Io personalmente, e tu sai che a Roma c'è un buon 40% della popolazione che non è cristiana, perché storicamente ci sono gli ebrei, da sempre ci sono stati i protestanti, gli anglicani e quant'altro, e non ci sono mai stati problemi. Io stesso andavo a scuola alle elementari, andando a scuola a un quartiere a Flaminio dove era pieno di, diciamo così, di figli dei commercianti di Viale Libia, che quindi erano tutti di religione ebraica. Noi avevamo il crocifisso in classe, festeggiavamo il Natale tutti quanti insieme e non ci sono mai stati problemi. Allora, quando mi dicono che forse il problema, diciamo, perché non esiste l'Islam, non è razzista e quant'altro, no, io dico che o sono in malafede o sono culturalmente non preparati, perché basta parlare con un egiziano copto piuttosto che con un arabo ortodosso della Giordania o della Siria, per rendersi conto che i problemi che noi abbiamo qui con i musulmani li hanno anche i cristiani che abitano nei paesi arabi. Quindi non è un problema di arabi, è un problema religioso. Però purtroppo non si capisce se in malafede, o forse per ignoranza, o forse perché
è in qualche modo l'abbracciare, diciamo così, il credo, farsi vedere amici degli islamici, in realtà poi significa una malcelata avversione nei confronti degli ebrei che hanno ancora certi personaggi che ruotano intorno alla sinistra ancora tutt'oggi, e quindi noi facciamo finta di dire che il problema siano gli arabi e piuttosto che dire che il problema forse è l'Islam. Il problema forse non è tanto l'Islam come dottrina religiosa, è chi lo interpreta e come lo interpreta e come lo spiega agli altri. Perché se questo popolo fosse erudito a livello religioso molto molto intensamente, probabilmente direbbe a qualcuno: senti, ma che stai dicendo? Qui non c'è scritto che devo prendere il mitra e andare a uccidere un sacco di disabili dentro l'ospedale. Non devo scendere per strada e fare carneficine. Io devo propagandare la mia fede, che in questo caso è l'Islam, dicendo agli altri che stanno in errore perché Dio si trova nell'Islam e non si trova né nella religione ebraica né nella religione cristiana. Questo dovrebbe avvenire. Questo non avviene, Roberto, perché purtroppo l'Islam nasconde al suo interno e poi dalla stura agli invasati di turno e a un determinato serie di personaggi, perché purtroppo l'Islam ha di fondo un anti-occidentalismo che è innato, per cui tende a distruggere tutti quelli che sono, a voler provare a sovvertire tutte quelle che sono le istituzioni occidentali, che possono essere un modo di vivere, può essere un modo di intendere la distinzione tra Però religione e Stato e quant'altro. io nel loro testo sacro non trovo tracce di violenza così ingiustificata e inaudita come stanno facendo questi rappresentanti dell'ISIS. Non c'è da nessuna parte, anche gli imam che sono in Italia, a parte qualche rara eccezione, chiedo scusa, quando spiegano il loro testo sacro non parlano di violenza. Parlano di persuasione delle genti, di persuasione attraverso la spiegazione della loro dottrina religiosa. Per cui cioè, dobbiamo sfatare anche quest'altro tabù, perché colui che è tradizionalista è, come dici te, un anti-occidentale e via discorrendo. Coloro che sono di mentalità più aperta cominciano a spiegare l'Islam, ovvero la loro fede religiosa, in un altro modo, che potrebbe essere recepita da tutti quanti, accettata o non accettata. Allora, ci sono tre religioni monoteiste che adorano lo stesso Dio, perché poi alla fine è lo stesso Dio, e si devono scannare perché qualcuno vuole che continui questa spirale di violenza a tutti i costi. Sinceramente, rimango inaudito, rimango amareggiato e non so perché non si possa cambiare mentalità. Beh, guarda, non si può cambiare mentalità perché purtroppo, senza entrare nel teologico, nessuno dopo quello che è accaduto, benché ci siano stati tentativi peraltro da non musulmani di portare i musulmani a condannare, a denunciare e quant'altro, dopo i fatti che sono accaduti a livello internazionale, anche a livello artistico, basti pensare a Palmira che è stata devastata da quattro sciroppati con un asciugamano in testa. Non c'è stata poi in realtà però dal mondo islamico questa condanna totale di cose, si sono limitati a fare delle pseudo-manifestazioni tra l'altro su indicazione di determinate forze politiche e non c'è stata una presa di distanza nei confronti di quelli che comunque nel bene o nel male considerano fratelli, e questo relativismo morale che può essere giustificato dalla religione che è pericoloso. Noi abbiamo, diciamo, gli occidentali, quindi cristiani, ebrei e quant'altro, hanno in qualche maniera vissuto nel centro dell'Europa, nel 700 e l'800, l'illuminismo, la rivoluzione francese e quant'altro, cose che il mondo arabo, in particolare quello musulmano, non ha avuto. Quindi l'assolutismo religioso purtroppo rimane preponderante. Qui mi stanno dicendo che il musulmanesimo, se così si può dire, moderato, ha anche paura di questi estremisti, perché la violenza che adesso fanno sugli altri si potrebbe ripercuotere anche sull'Islam moderato. Non Sì, scordiamoci che c'è una guerra religiosa tra sunniti e sciiti da paura. assolutamente. Diciamo che il problema è che poi sostanzialmente la parte più, diciamo così, moderata dell'Islam è quella parte poi che economicamente e socialmente è quella più progredita e che non va d'accordo con la parte più radicale dell'Islam,
però purtroppo paradossalmente noi in Europa abbiamo subito un'immigrazione di Islam non moderato, perché quelli che sono venuti in Europa, quindi i nordafricani che sono andati in Francia o gli africani che sono venuti da noi o quant'altro, non essendo tra virgolette quelli in condizioni socio-economiche peggiori nei loro paesi d'origine, non appartengono alla frangia dell'Islam cosiddetto moderato. Certo, questa poi è una situazione che con la buona volontà reciproca, se mai ancora esistesse, bisognerà risolvere perché uno vuol vivere in pace con tutti, in qualsiasi parte del mondo si possa trovare. Mi sta dicendo Marina, per esempio, che sta qui in regia vicino a me, no, è un'utopia, non esiste, tu fantastichi, potrò pure fantasticare, però ci posso provare a credere, a sperare in qualcosa di meglio, perché se lui è musulmano e professa la sua fede, io cattolico e professo la mia, lui è protestante e lui è ebreo, perché non possiamo vivere in pace e in serenità tutti quanti? Io non l'ho capita questa. Sinceramente, forse sarò corto d'intelletto io, per carità, però non lo so perché. No, è che purtroppo capire, basta leggerci alcuni filosofi per rendersi conto che hanno parlato di Islam, tra l'altro anche qualche famoso giornalista in tempi non sospetti diceva che esattamente il problema sociale dell'Islam, tutti quanti si meravigliano, cercano di giustificare il fatto che, ah, vabbè, ma gli attentatori erano della seconda e della terza generazione. Sì, erano della seconda e terza generazione in Francia, ma gente che non si è mai integrata e che, come dicevamo prima, veniva dalle, diciamo così, per dire un termine, come si può dire, sociologico, erano persone che venivano da delle situazioni, già nei paesi originari, da situazioni borderline. Quindi non c'è in realtà una mitigazione del fanatismo religioso che può avvenire dal fatto di essere nati da un paese che comunque in qualche maniera ti rifiuta o nel quale tu ti sei rifiutato di integrarti. E anzi, è abbastanza prevedibile che l'estremismo nasca in paesi dove non c'è la volontà o non c'è l'opportunità di integrarsi o volere apprendere dei modelli che non ritieni tuoi perché vieni dall'altra parte del mondo. Certo, allora spiego pure a qualcun altro che è rimasto interdetto perché dice ha intitolato un flash sulla nostra città. Io chiaramente la rubrica con Alessio Pavila intitolo sempre un flash sulla nostra città, ma io e Alessio tendiamo sempre ad uscire e a parlare a 360 gradi e quando l'argomento tira ed è interessante, ho visto molti che hanno scritto a favore, molti contro, per carità, e rispettiamo l'opinione di tutti, vuol dire che l'argomento deve essere esteso e anche minuziosamente osservato rispetto a quella che è una linea generale, perché a volte con Alessio, quando manca il tempo, 6-7 minuti su due argomenti e chiudiamo la partita. Oggi forse c'è stato leggermente più tempo, per cui siamo riusciti a discernere con maggiore analisi. Chiaramente non abbiamo la Bibbia, non abbiamo il Vangelo, non diciamo l'assoluta verità, diciamo le nostre idee e le nostre sensazioni. Per cui, tornando adesso a botta sulla nostra città, qui non si tratta di più, cara Francesca, che noi siamo di qua anziché di là, si tratta di avere buona volontà per il benessere della collettività. Cara Francesca, tu puoi essere compagna ma aiutare la collettività, puoi essere camerata e aiutare la collettività, puoi essere liberal democratica e aiutare la collettività, se le ideologie ancora hanno un peso, perché qui non ci si capisce più nulla, tra parentesi, però bisogna essere armati di buona volontà. Una volta, quando io ero a Telesimpati, in quel di Rocca Priora, uno mi disse: dice, guarda, tu accusi questo, 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 quell'altro. Qui o il sindaco compagno o il sindaco fascista, si espresse proprio così. C'è sta buca, qui ci si stiamo ammazza tutti. Quando è che ci mettono l'asfalto qui? A me non me ne frega niente se quello è fascista o comunista, ma ci deve mettere l'asfalto su sta buca. Allora, portati in termini molto più grandi, se non c'è la volontà di mettere l'asfalto su questa buca, ha voglia di dire io sono di sinistra, io sono di destra, io sono ben pensante, togliamo il crocifisso, Una via. buca è una buca. La buca deve essere riempita affinché nessuno si faccia male. Non è che posso, non la riempio perché siccome c'ho il sindaco che è di destra io non voto a favore, o se c'ho il sindaco di sinistra io non voto. Il benessere della collettività dovrebbe essere sopra i credi politici, semmai ancora esistono, sopra i partitismi, sopra i settari
volontarismi politici. E tanto per dirvi un'idea, e poi chiudiamo il generale, noi abbiamo dato un referendum contro il patrocinio, il finanziamento pubblico ai partiti. Questi con una cosa o con un'altra se lo rinfilano e se lo reinseriscono alla faccia di tutti quanti noi. Meditate, gente, come diceva Renzo Arbore, meditate. Torniamo a Roma, ci sono code dal GRA verso l'uscita di Fiumicino, portate molta pazienza perché ci sono rallentamenti e il traffico è aumentato vertiginosamente. Un buon proposito per queste feste, Alessio, e poi chiudiamo. Ma un buon proposito, speriamo di appunto che non accada niente, speriamo che questo giubileo e questa apertura della Porta Santa possano portare un po' di luce su coloro che oggi si comportano in maniera malandrina. Non ci spero troppo, ma vorrei che qualcuno capisse che ormai viviamo in un paese dove c'è una classe politica che è autoreferenziale e che anziché fare gli interessi dei cittadini li tutela se stessa, e vorrei che in qualche maniera un bel giorno si svegliasse la coscienza dicendo: ma che stiamo facendo qui, la gente si suicida perché perde i risparmi, questa è disoccupazione, povertà e quant'altro, e noi continuiamo a farci gli affari nostri alla faccia di tutti i cittadini. Vorrei che questo prima o poi ci fosse un segnale, una illuminazione anche in questi soggetti. Magari fosse così. Alessio, noi con questa speranza, per il momento utopistica, ci lasciamo perché poi Claudia mi sta scrivendo: siete solo due ottimi sognatori, la realtà è un'altra. È vero, Claudia, saremo anche sognatori, però ci dobbiamo provare a dire il contrario, a dire il diverso. Saluto Fabrizio che ha scritto: ma che cosa state dicendo? Andate a vendere le patate al mercato. Beh, oddio, col prezzo delle patate al chilo non sarebbe. Beh, potrebbe essere un bel attività commerciale, insomma, ecco. Quello che possano. Antonio invece ci invita ad andare a coltivare i broccoletti. La riscoperta della terra, insomma, non è ecco, male come, apposta. Come indicazione. No, questo dedicato ad Antonio dice: non lo leggerai mai, ma il mio è ironia, non vuole essere offesa, ci mancherebbe, Antonio. I messaggi che sono arrivati di offesa, perché ci sono anche quelli, l'ho proprio evitati a pie pari, perché siccome noi con le nostre idee non offendiamo nessuno, vorremmo che se ci fosse il contraddittorio e l'idea differente, si risponde con la stessa tonalità, no? Per esempio, sì, assolutamente, anche perché uno dei fondamenti della democrazia è la discussione pacifica, quindi la libertà dell'esprimere le proprie idee. Poi se c'è qualcuno che non la pensa così, credo che sia un problema, fino ad oggi per fortuna è un problema suo, non è un problema nostro. No, per esempio Dora ci ha scritto: più che di politica e di sociale, occupatevi di Roma e di Lazio che forse fareste più bella figura. Come vedi, leggo anche le situazioni contrarie. Invece Angela: finalmente qualcuno che parla al di fuori del coro. Si percepisce lontano un miglio che tu e Alessio siete di posizioni politiche forse estremamente opposte. Vabbè, Angela, io non lo so, però non conosco Alessio così bene da sapere che professione politica, che credo politico ha, e io il mio, per carità. Però Angela dice: nonostante che si vede che siete di ideologie politiche estremamente opposte, ragionate bene perché cercate di trovare il nesso della situazione. Angela, grazie. Che dire, magari fossero tutti così, no? Alessio? Queste sono soddisfazioni di chi fa questo mestiere, come si suol dire. Sì, è vero. Tentiamo di fare informazione e di dare un commento. Rispetto, come scrive Michele, ci sono i due maggiori quotidiani nazionali che più che fare informazione ogni giorno tentano di lavarci il cervello. Michele, probabilmente è vero, perché tante volte io ho riscontrato articoli sui due maggiori quotidiani nazionali che sono dottrine, non sono più articoli di giornalisti, sono indottrinamenti. È questo che non va bene. A me al corso di giornalismo non hanno insegnato questo. Anche allo stesso Alessio Papi, che viene di tre generazioni più tardi della mia, penso che al corso di giornalismo ti hanno detto di indottrinare i tuoi lettori o i tuoi ascoltatori, ti hanno detto di esprimerti, o mi sbaglio? Hanno detto di raccontare il fatto e dando possibilmente uno spunto di riflessione sull'avvenimento, ma non travisare le informazioni per un fine secondario.
Esatto. Alessio, allora, grazie della tua disponibilità. Abbiamo sforato tutti i tempi che avevamo a disposizione, però credimi, ne valeva veramente la pena. E finalmente siamo riusciti a parlare di tutto quanto, saltando magari a piè pari da un argomento all'altro. E di questo, se qualcuno ha avuto disturbo o fastidio, chiediamo umilmente scusa. Se possibile, ci risentiremo la prossima settimana, anche per farci gli auguri di buone feste nella più. Sempre a vostra disposizione, è sempre un piacere, caro Roberto. Sempre nella più bella tradizione che ci contraddistingue, no? Assolutamente. Grazie Alessio, buona serata. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao Alessio, grazie, ciao ciao. Allora, ringraziamento così ad Alessio Papi, mamma mia, che discussione. Vedo che Isabella Lorenzetti mi toglie la, ha detto, non mi fa più parlare. Vabbè, ha ragione, però serviva un attimo questo insert. Io vado a salutare. Tra le altre cose, anche Radio Rionale. Se poi Radio Rionale, se sei ancora all'ascolto, ci lasci un nome di battesimo, ti salutiamo poi col nome di battesimo. No, oltre che Radio Rionale, avrai un nome. Non ci interessa il cognome, il codice fiscale e tutto il resto. Il tuo nome di battesimo per ringraziarti dell'ascolto, così come ringraziamo Kit, Angela, Michele, Alessandro, Domenico, Monica, Germano. Mi devo fermare perché sennò vado fuori con l'accuso e sto abusando veramente dell'ospitalità della signora Lorenzetti, che ha detto se dal 18 devi tornare dall'altra parte perché stop così. Vabbè, signora Lorenzetti, abbiamo anche animato, dai, ci sta. Grazie a Isabella Lorenzetti per la sua cortesia e la sua disponibilità. Vi ricordo che tra 26 minuti ci sarà Stefano Tini con Salvatore Scrò, 10 più jolly, le pillole del mago. Per quanto riguarda Napoli-Roma, non ci saremo noi stasera a commentare la partita, quindi le formazioni, perché ci sarà Boris sul Lazio, in quanto la Roma giocherà in trasferta allo Stadio San Paolo. Grazie a tutti, noi ci risentiamo prossimamente e, come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Grazie ancora e buona serata.